Ciao ragazzi, allora mi era stato richiesto da Alessandro di fare una recensione della saga di Spider-Man, così come l'ho fatta per la saga di Star Wars e per la saga degli X-Men. Inizialmente non ero sicuro se fare una recensione breve o una recensione speciale come quello che ho fatto per i film di Batman, la differenza è quanto approfondisco. E ho deciso di fare una recensione, diciamo, speciale in cui parlerò in dettaglio dei film il più possibile, senza che venga un video lunghissimo, perché ho da dire su questi film. E dovete sapere che Spider-Man è il mio personaggio preferito della Marvel. Io ho detto che la saga degli X-Men è quella cinematografica che mi appassiona di più, a parte Batman, e è vero. Come personaggio, Spider-Man è il mio preferito della Marvel. Mi piace il fatto che ha tutti i cattivi migliori, mi piace il fatto che abbia questa difficoltà a mantenere i due lati della sua vita, Peter Parker e Spider-Man. Mi piace che sia un supereroe essenzialmente povero che deve faticare per campare. Sono tutte cose che aiutano molto a immedesimarci con lui ed è un personaggio che mi piace moltissimo. E non farò un video sulla saga di Raimi e un video sulla saga di Webb, le confronterò. Oggi parliamo di tutta la saga, non è una competizione, voglio parlare di tutta la saga. Non conterò però Civil War. Civil War non è un film di Spider-Man, qualcuno lo mette tra i film di Spider-Man. Spider-Man non è neanche una sottotrama di quel film, è un personaggio che compare in quel film. Quando uscirà il film Spider-Man Homecoming farò una recensione. Detto questo, cominciamo con Spider-Man del 2000, diretto da Sam Raimi. Io mi ricordo che andare a vedere questo film al cinema fu epocale. Io avevo visto i cartoni di Spider-Man, avevo i giocattoli, adoravo Spider-Man, e l'idea che potessero farlo sul grande schermo all'epoca era inaudita. Non era mai stata fatta una cosa del genere, perché Spider-Man richiedeva incredibile impegno dietro per rendere l'azione credibile, c'erano un sacco di cose che andavano fatte in un certo modo e era tosta. Io mi ricordo che al cinema fu un'esperienza fantastica e mi divertì tantissimo e a me piace tantissimo il primo Spider-Man, veramente. E allora, le cose che preferisco di questo film. La colonna sonora di Danny Elfman, la colonna sonora è incredibile dei primi due Spider-Man di Sam Raimi, è veramente bellissima. E Danny Elfman è un grande, e praticamente tutto quello che tocca è oro, ma questa è una delle sue migliori per quanto mi riguarda, perché ti carica tantissimo. Poi, Sam Raimi sa cogliere, al meglio sapeva veramente cogliere quel tono fumettistico in cui certe cose le possiamo trattare con leggerezza perché sono fumetti che intrinsecamente sono un pochino ridicoli, ma è il motivo per cui ci piacciono, ma allo stesso tempo trattare in maniera seria le cose che sono serie. Il modo di Sam Raimi di bilanciare divertimento e serietà è una delle sue caratteristiche migliori come regista. Quindi in questo film tu hai scene che sono assolutamente over the top e divertenti, come che vi posso dire, tutta la cosa appunto nelle superiori, ovviamente questo video conterrà spoilers, ragazzi. Alle superiori è Peter che fa, come dire, il mazzo a Flash Thompson dopo anni di bullismo. Quella è una scena divertente. Però da lì, che è una scena divertente che ti gasa, passiamo a Peter che scopre i suoi poteri ed è un momento invece serio. Il momento in cui guarda le sue mani e vede crescere gli aculei e si arrampica sul muro con la musica di Danny Elfman. È un momento serio, fantastico, e da lì torniamo a un momento leggero di lui che si diverte saltando da un tetto all'altro, come farebbe chiunque di noi se scoprisse di avere dei superpoteri, è ovvio, specialità in adolescenza, insomma. È una gran forza di Sam Raimi. Altri registi, questa transizione dei toni non funzionerebbe, Sam Raimi sa farlo funzionare in questo film. C'è dell'ottima azione in questo film, soprattutto tutto ciò che è, secondo me, è corpo a corpo. L'azione corpo a corpo è la parte migliore di questo film. Il CGI è datato, sembrano presentazioni di un videogioco in certi momenti. Non è orrendo, a me mi dà sempre fastidio quando la gente dice: "Ah, il CGI è disgustoso, era brutto anche per quei tempi, col senno di poi siamo buoni tutti." Non è vero, ai tempi ci piaceva, adesso vediamo i difetti, ma era il meglio che c'era a quei tempi e non mi rovina il film riguardandolo, riconoscere che è datato. Succede, ragazzi, non mi crea particolari problemi. Sì, a volte è finto, questo è innegabile, però mi sembra eccessivo come la gente proprio ci si fissa. Era, quant'è? Cavolo, era 17 anni fa. Da non credere. Quindi succede.
Poi, altri pregi di questo film. Willem Dafoe come Green Goblin. Qualcuno l'ha definito sopra le righe, eccessivo. Secondo me è perfetto, si sta divertendo un mondo. E ragazzi, non è che Green Goblin è un cattivo che è maestro di sottigliezza nei fumetti. È un cattivo sopra le righe, uno dei motivi per cui è così divertente. Quindi no, no, non mi crea assolutamente nessun problema. Trovo che abbiano fatto molto bene il... Allora, essenzialmente, Harry Osborn ama suo padre, ma suo padre non è fiero di lui, non lo rispetta. Rispetta Peter. Peter vede in Norman Osborn una figura paterna un po' sì, un po' no. E poi ovviamente c'è il fatto che Peter è Spider-Man e Norman Osborn è il Green Goblin. Questo complesso giro, insomma, di rapporti tra i personaggi funziona molto bene in questo film. Ti dispiace per Harry che non riesce a rendere suo padre fiero, crede di essersi guadagnato il suo amore verso la fine, in parte è vero perché vediamo che c'è dell'amore vero da parte di Norman, ma non ha mai l'amore che avrebbe voluto e questo è tragico. E poi vediamo anche il fatto, è anche tragico il fatto che Peter ha trovato una nuova figura paterna, ma si rivela essere il Green Goblin. Un altro punto di forza di questo film è il rapporto con Zio Ben, è fatto molto bene. La morte di Zio Ben è un momento che ti prende veramente male. E la scena in cui Peter si arrabbia, si mette il costume, quello orrendo che si è fatto all'inizio, e va a cercare vendetta, è forse uno dei momenti migliori della saga. La musica di Danny Elfman in quel punto carica tantissimo ed è una gran scena. E lì gli effetti speciali sono al top per quanto mi riguarda. Ok, a volte si capisce che Tobey Maguire non stava camminando in verticale, ma è gestito molto bene. E tutta la scena, quella lì, è fantastica, in cui cerca vendetta, non uccide il criminale, ma il criminale in parte mu muore per colpa sua. È un ottimo modo di dare inizio al personaggio. Mi piace molto il funerale di Zio Ben, come non il funerale, scusate, il diploma di Peter, come poi lui pianga perché gli manca Zio Ben. E sia May che gli dice che è destinato a fare grandi cose, Zio Ben ha sempre creduto in lui e questo lo convince a diventare Spider-Man. È una gran scena quella in cui prende il suo disegno e decide: diventerò Spider-Man. E mi piace molto di questo film, c'è cuore in questo film, c'è cuore e capisci perché il personaggio fa le cose che fa e ti prende. Ha anche delle scene, come ho detto, molto divertenti, ma perché la scena del combattimento di wrestling, quella scena è fantastica. E per carità è eccessiva perché nel wrestling non si vogliono davvero fare del male come mi hanno fatto vedere qui, ma è molto divertente come scena. Parliamo della recitazione. Ve l'ho detto, Willem Dafoe, io lo approvo, è sopra le righe nel modo giusto. Tobey Maguire, è controverso Tobey Maguire, qualcuno dice che ha una faccia da fesso, qualcuno dice che è troppo imbranato come Peter Parker e così via. Il suo lato imbranato è un pochino estremo, anche se prendiamo i primi fumetti e tutto, è un pochino estremo e povero, gli hanno dato troppe scene in cui piange. E qualcuno dice che ha una faccia ridicola quando piange. In realtà questo a me piace perché, ragazzi, quando la gente piange non ha la faccia. Nei film la gente spesso quando piange è tipo serio, con le lacrime. Nostalgia Critic lo chiama il sexy cry, cui è fatto per la telecamera. La cosa che mi piace di Tobey Maguire è che quando piange, piange, sembra una persona che piange, però non dovrebbero esserci troppe scene in cui il nostro protagonista piange, non è colpa sua, è colpa della sceneggiatura. È un po' troppo imbranato questo Peter Parker? Forse. Il vero problema per me è che è imbranato prima, come giusto, poi la sua vita ha una svolta quando diventa Spider-Man, che è giusto, e poi a tratti è di nuovo imbranato e ok, è parte della sua personalità, ma esagerano un pochino. Non ho niente contro la sua recitazione, non credo che sia un cattivo attore, è soprattutto una cosa della sceneggiatura. Mary Jane Watson, Kirsten Dunst è una bravissima attrice e se le danno dei bei ruoli sa dare delle performance fantastiche. Guardatevi Se mi lasci ti cancello. Il problema qui è che Mary Jane è la donna da salvare e basta. È l'obiettivo sentimentale di Spider-Man. E poco più. Lei fa tutto quello che può come attrice per dare spessore a questo personaggio. Non è un personaggio scritto molto interessante. E no, e la metto in un triangolo tra Peter, Harry e tutto quanto.
Vuoi che la salvi? Vuoi che Peter la salvi? Sì. È un personaggio interessante per conto suo? No, è sempre uno strumento per la trama e questa è una cosa che mi dispiace di Mary Jane in questo film, ma non è colpa di Kirsten Dunst. Tutti gli altri attori mi sembra che fanno un buon lavoro. La punta di diamante non solo di questo film, ma dell'intera saga dal punto di vista recitativo è J.K. Simmons come J. Jonah Jameson. Casting perfetto, la sua performance è fantastica, fa morire dalle risate, è mitico J.K. Simmons in questo film, è la cosa che preferisco a livello di attori in tutti questi film, sempre, lui è grande. E ultimo paio di pensieri così, mi piace molto il finale del film, mi piace come muore Green Goblin e mi piace che le sue ultime parole sono dal meglio di sé, dice a Peter non dirlo ad Harry. Quindi c'è l'umanità prima che muore ed è un momento tragico, è bella la musica in quella scena, è, come dire, dà inizio all'odio di Harry per Spider-Man in un modo che è assolutamente sensato, non c'è niente di forzato nell'odio di Harry per Spider-Man. Mi piace molto, Peter che dice a Mary Jane non posso stare con te, ci sta, e mi piace il finale trionfale con la musica e Spider-Man che vola tra i grattacieli. Gli effetti speciali sono un po' finti lì, ma non mi dà troppo fastidio. C'è il finale con la bandiera americana, è ok, anche perché c'era stato l'11 settembre e tutto quanto. Infatti ho sbagliato, sarà corretto, ho detto 2000, ma questo film è uscito nel 2002, scusate, mi sono sbagliato. E, però ecco, questo film mi piace moltissimo, il mio voto è 8 su 10. Secondo me questo è un gran cinefumetto, è stato uno di quelli che ha rivoluzionato il genere. E fu un'esperienza epocale vederlo al cinema e non si può togliere a un film il merito di essere stato uno dei primi a fare le cose in un certo modo. Questo ci porta a Spider-Man 2 del 2004. Questo film è il mio preferito della saga di Spider-Man ed è uno dei miei cinefumetti preferiti. Punto. Cose positive. Questo è il film che ha gestito meglio Peter Parker come personaggio. Cosa rende Peter Parker interessante? Il fatto che ha una sfiga pazzesca. Peter Parker è una persona con una vita piena di problemi, che non solo gli è morto lo zio, non ha i genitori e tutto quanto, ma oltre a essere Spider-Man deve fare lo studente, deve lavorare, deve campare, deve gestire i suoi rapporti con gli amici e con Mary Jane. La sua vita è stressante fino all'inverosimile. Questo film l'ha reso alla perfezione meglio di qualsiasi altro film finora. Mi piace tantissimo di questo film. Lui cerca di lavorare, di avere dei bei voti, di sistemare i rapporti con Harry e Mary Jane, di prendersi cura di sua zia e di essere Spider-Man. Lo rendono molto bene in questo film. Tobey Maguire dà la sua performance migliore di tutti e tre film in questo film. E l'azione migliora molto. Era buona nel primo, ma qui arriva a livelli epocali. La scena sul treno con Dottor Octopus è fatta benissimo. Non tanto dal punto di vista degli effetti digitali che sono un po' finti, ma le idee che ci stanno, la creatività. Mi piace che hanno detto: ok, questo personaggio Spider-Man sa saltare, sa usare le ragnatele, rendiamolo interessante. E lo fanno perché Spider-Man qui fa i numeri, è fantastico. So che tutti adorano la scena dell'aeroporto di Civil War, ma secondo me questa è ai livelli di quella lì, a livello di creatività dietro alle coreografie. A me piace moltissimo. Mi piace molto il nostro cattivo Dottor Octopus, è un fantastico cattivo, Alfred Molina dà una fantastica performance, è il miglior cattivo di Spider-Man al cinema che si sia visto finora, secondo me, cioè ci sono pochi dubbi per quanto mi riguarda, e mi piace come hanno cambiato un po' la sua storia, mi piacciono molto le braccia, effetti pratici per la maggior parte, tranne certe scene. Bellissimi, mi piace come gli hanno dato un nuovo look con il trench e tutto quanto. Il costume di Spider-Man mi piace molto, mi piaceva anche nel primo, ma qui è un pochino più bello. Allora, anche qui c'è la storia con Mary Jane, è sempre la cosa peggiore di questi film, la storia d'amore con Mary Jane, e lei è un po' troppo severa con lui, secondo me, però funziona. È una fonte di trama che funziona abbastanza, anche se a volte ha un po' poco senso, perché lei vuole stare con lui e lui a volte si comporta come se fosse stato rifiutato. Cioè, perché legge poesia per sedurla? Potrebbe stare con lei, è una sua scelta, non è una scelta di lei. Poi lei si stufa di aspettare, ma quello viene dopo.
È un po' senza senso come cosa quella, è sempre stato un po'. E vabbè, colonne sonore sempre fantastiche, anche meglio del primo. Io infatti ascolto sempre il tema musicale del secondo, non del primo solitamente, ma sono entrambe fantastiche. J.K. Simmons come J. Jonah Jameson è sempre fantastico e qui ha più spazio, quindi a lei un divertimento fantastico. Mi piace il fatto che il nostro cattivo non sia cattivo cattivo, abbia più che altro smarrito la retta via, il rapporto tra lui e Peter è bello. Anche qui, no, c'è la cosa del rapporto un po' paterno con un'altra persona, ma soprattutto è che sono due persone intelligenti con un gran senso della responsabilità. Anche qui la comicità è gestita molto bene, questo film ha momenti molto divertenti. E un momento particolarmente divertente per me è Peter Parker che ha rinunciato ad essere Spider-Man e cammina tutto contento e inciampa e tutto quanto, quello mi piace, mi fa ridere. E mi piace il fatto che abbandoni essere Spider-Man per un po' perché è stressante, ed è anche una citazione dei fumetti, ovviamente, il costume del cassonetto e tutto quanto. Il suo ritorno è molto trionfale. Adoro il fatto che J.K. Simmons, J. Jonah Jameson, stava per ammettere che era un eroe. Ma non appena Spider-Man ruba il costume che lui si era appeso nell'ufficio, ritorna a dire: è una minaccia, va catturato, è pericoloso, è bellissimo. E vi ho detto, scene d'azione molto creative, quella sul treno, quella sul campanile, il pezzo alla fine con la macchina che sta, come dire, facendo da calamite, attirando tutte le macchine della città e tutto quanto. È un enorme sollievo quando finalmente Peter dice a Mary Jane, mostra a Mary Jane di essere Spider-Man, è veramente un sollievo perché tu dici: oh, finalmente non deve più spiegare, non deve più essere trattato come, come dire, come un fallimento perché non riesce ad arrivare a teatro, tutto quanto, tutto è perdonato, mi piace molto. È bello il finale che stanno insieme e sono felici, ma l'ultima scena del film è Mary Jane che guarda Peter che se ne va ed è preoccupata, ed è giusto perché è complicata la questione qui. Mi piace molto la scena in cui Peter, come dire, confessa a zia May che era lì quando è morto zio Ben, che in parte è morto per colpa sua, non chissà quanto, ma un po' è stata colpa sua. È una bella scena, è bello come si perdonano, il rapporto tra loro due è sempre molto bello. Se dovessimo parlare di difetti, sono minimi. Per quanto mi riguarda, nel senso che qui il rapporto tra lui e Mary Jane è più interessante che mai, ma è comunque la cosa più debole di questa saga per quanto mi riguarda. A volte gli effetti digitali sono un po' troppo finti, ma non è una cosa enorme per quanto mi riguarda. E un difetto, questo ecco, questo posso dire che è un difetto, è che il fidanzato di Mary Jane, quello che lascia all'altare, ha troppo poco approfondimento. E ti dispiace per lui, poraccio, sembrava una brava persona, ma non lo conosce. È il figlio di J.K. Simmons, di J. Jonah Jameson, è l'ex fidanzato di Mary Jane, è un astronauta. Io pensavo che fosse che sarebbe stato lui a portare il simbionte all'inizio, tra l'altro, nel terzo, Poteva essere un personaggio approfondito molto di più. Detto questo, adoro questo film e il mio voto è 9 su 10. Ora passiamo a Spider-Man 3 del 2006. Attendevo tantissimo questo film. Nei trailer avevamo visto che c'era il simbionte nero. Forse ci sarebbe stato Venom. Io ero gasatissimo, le mie aspettative erano alte perché, ragazzi, i primi due erano stati ottimi, quindi avevo grandi aspettative. Questo film fu una cocente delusione per me, cocente. Non solo come adattamento dei personaggi, ma come film a sé stante. Come adattamento è un bello schiaffo in faccia, perché il costume nero e Venom sono stati fatti malissimo, apposta, nel senso che Sam Raimi ha avuto enormi pressioni dalla Sony per metterci Venom, e allora l'ha fatto a cavolo perché Sam Raimi l'ha dichiarato proprio, non gli piace Venom come personaggio e si vede, l'hanno reso malissimo. E il casting di Eddie Brock è pessimo. Non è un cattivo attore, ma che c'entra? Qui Peter è antipatico,
diventa veramente antipatico, pur di far lasciare lui e Mary Jane, rendono Peter un tale arrogante in questo film e così stupido da non rendersi conto di tutte le cose che sta facendo male, bacia Gwen Stacy senza alcun motivo apparente. Gwen Stacy è forzata, inserita in questo film senza motivo, solo per Peter Parker che fa l'emo, balla e tutto quanto, non si può guardare. Il costume nero dovrebbe essere una cosa tragica, è un tormento, è come una droga, non può farne a meno, ma lo sta rendendo malvagio. Qui lo rende solo un idiota. E la scena sul campanile in cui si toglie il costume è bella. Ma tutto quello che è avvenuto prima è così ridicolo che non è potente come dovrebbe essere. Venom, ve l'ho detto, è fatto male. Sandman è la cosa migliore del film. L'attore Tommy Sidenchurch dà un'ottima prova d'attore. La nascita di Sandman è la parte migliore del film, senza dubbio. Anche una delle migliori della trilogia. Quella scena in sé è bellissima. Con lui che cerca di prendere forma, ma si sgretola, si rimette insieme. Mi piace, la sua motivazione mi va bene. Pessima idea fare che sia stato lui a uccidere zio Ben e fare tutto un retcon dei due film precedenti. Che motivo c'era di unirli così? Lo so, Peter poi alla fine può dire ti perdono e tutto quanto, ma perché? Non potevano fare che Sandman aveva ucciso qualcuno nello stesso modo e semplicemente, ok, ha fatto degli errori. Renderla personale per Spider-Man secondo me aggiunge poco al film, lo so, lo rende assetato di vendetta, ma non lo so, non è un brutto modo di incastrare i personaggi. Harry che ce l'ha con Spider-Man e vuole ucciderlo, va bene, è gestito male, il fatto che gli facciano perdere la memoria, eccetera, è un po' forzato. Ed è molto conveniente perché perde esattamente i ricordi di quelle cose. Un tramo alla testa può far perderti la memoria, ma lui perde proprio i ricordi che servivano per essere amico con Peter. È molto forzata come cosa. Continua il triangolo amoroso Mary Jane. Mary Jane e Peter, il loro rapporto qui è al peggio. Tutti e due sono abbastanza antipatici, non ti interessa quello che gli succede. Tutto il finale con tutto il finale contro Venom e Sandman, eccetera, va avanti troppo per le lunghe. Mi piace il fatto che Harry si ravveda e si sacrifichi alla fine, mi va bene, mi piace, è un bel momento, è bello quando si stringono la mano e tutto quanto, ma avrebbe meritato più spazio tutto il loro rapporto, e quindi quello un po' mi dispiace, sinceramente. E il fatto che il maggiordomo dica Harry di come è morto il padre, solo adesso è assurdo, cioè ha visto Harry per anni diventare ossessionato. Oltretutto sapeva che il padre era Green Goblin, lo dice chiaramente, perché non ha mai detto niente? Manda in bestia come cosa personalmente. Le musiche sono ok, ma sono inferiori ai primi due perché non è Danny Elfman, mi dispiace, ma secondo me è così. E la recitazione è ok, cioè Sandman è ottimo. Tobey Maguire non è un cattivo attore, ma il suo Peter Parker qui è antipatico. Gwen Stacy e Captain Stacy non hanno abbastanza spazio. Mary Jane, povera Kirsten Dunst, qui l'hanno resa troppo. Va dall'essere antipatica ad essere solo uno strumento della trama, ad essere la ragazza giustamente arrabbiata con Peter, ma non è mai un per... ci provano a darmi una cosa in teatro, ma non ha abbastanza spazio. James Franco, che solitamente mi piace, qui è molto... Quando fa il cattivo in questo film non funziona per quanto mi riguarda, funziona molto di più alla fine quando si ravvede. J.K. Simmons è sempre fantastico come J. Jonah Jameson, è la cosa migliore del film a livello di interpretazione, di performance insieme a Sandman, ma è un film pieno di problemi e non è solo come avete sentito una cosa di adattamento, è una cosa proprio di c'è troppa roba in questo film, è gestita troppo male, ha un brutto ritmo, troppi cattivi, troppa roba. Detto questo, prima di dare il mio voto, voglio dire un paio di cose che mi piacciono però di questo film. Come ho detto, la nascita di Sandman. Momentone, bellissima scena. La nascita di Venom in sé è un bel momento. La scena della parte del campanile. Se non sapessi tutto il resto del film, di quant'era ridicolo Peter, Eddie Brock e tutto, in sé la scena mi piace di Peter che si toglie il costume e Eddie che diventa Venom. Mi piace.
Mi piace il design del costume nero, è più figo nei fumetti che è solo nero con il logo bianco, ma mi piace il costume nero e mi piace la prima volta che Peter se lo ritrova addosso, quando si sveglia ed è su un grattacielo e prova il costume nuovo, i poteri nuovi. È esattamente come nei fumetti e nel cartone, quello mi piace. Non mi piace, scusate, un'ultima cosa negativa, è tanto pigro come arriva l'alieno. Invece di essere Peter che va su un altro pianeta, che non lo potevano fare, ok, ma io pensavo, il figlio di J. Jonah Jameson è un astronauta, io pensavo che avrebbe riportato lui l'alieno come nel cartone, invece un meteorite atterra proprio vicino a Peter Parker. Il mio voto finale è 5 su 10, non è un film atroce, è un film deludente e secondo me non è un film competente abbastanza da meritarsi la sufficienza. L'ultima cosa che volevo dire, Bruce Campbell fa un cameo in tutti e tre questi film ed è sempre molto divertente. Dopo i film di Sam Raimi si passa ai film di Mark Webb e Spider-Man è un personaggio da questo punto di vista incredibile. È incredibile quanto poco tempo passa tra un reboot e l'altro. The Amazing Spider-Man uscì solo 6 anni dopo Spider-Man 3. Il nuovo Spider-Man della Marvel, interpretato da Tom Holland, è stato introdotto solo 2 anni dopo The Amazing Spider-Man 2. È incredibile quanto poco spazio passi tra un film e l'altro. Per carità, i reboot si fanno, Batman vs Superman è uscito solo 4 anni dopo Il Cavaliere Oscuro in Ritorno, però la saga di Nolan era uscita parecchio tempo dopo quella di Burton. I film di Superman ancora di più, tra Superman Returns e la saga di Reeve erano passati tipo 30 anni, 25 anni, e il fatto che avessero già rifatto film di Spider-Man era un po' strano, ma molta gente era contenta perché non erano stati soddisfatti con la saga di Raimi, giudicandola non fedele al personaggio. E non, come dire, per chiarirci, io non credo che la saga di Raimi sia uguale ai fumetti, è una cosa a sé, però non mi aveva dato troppo fastidio, i film io li prendo come vengono, insomma. The Amazing Spider-Man era stato promesso come una rappresentazione più fedele del personaggio. Lo è? Nì, nel senso che certe cose le fa meglio Tobey Maguire e quello Spider-Man, secondo me, e certe cose le fa meglio Andrew Garfield e questo Spider-Man qui. E qualcuno dice che questo Spider-Man è quello dei fumetti Ultimate e lo Spider-Man di Tobey Maguire era quello di quelli classici, ma secondo me entrambi prendono un po' da tutti e due gli schieramenti. E allora, The Amazing Spider-Man. Il film mi piace, lo dico subito. Il film mi piace. Avevano il compito oneroso di rifare tutta l'origine del personaggio, che è tosta. Una cosa molto saggia che hanno fatto è stata che invece di fare. Nel primo di Sam Raimi, lui diventa Spider-Man, ha un costume a tutto e le ragnatele le fa dai polsi, non costruisce niente. E qui invece c'è la preparazione, un po' come Batman Begins, e mi piace vedere Peter che costruisce il costume, che si fa i cosi, eccetera. Il costume qualcuno lo trova brutto, a me piace perché ci sta, se l'è fatto un ragazzo delle superiori, quindi è competente, ma non è fantastico, mi piace, mi va bene, e ci mostra il fatto che Peter Parker è intelligente, il fatto che sa costruire i lanciaragnatela, quello mi piace. Andrew Garfield come Peter Parker e Spider-Man. Allora, come Peter Parker non sono sicuro se. Allora, mi piace come personaggio in sé. Non so se ci vedo Peter Parker, sinceramente. Come Spider-Man mi piace, ma tutta quella cosa che diceva la gente, ah, lo Spider-Man di Sam Raimi non scherzava mai, lo Spider-Man di Amazing Spider-Man è giusto e come dovrebbe essere. Ma scherza anche nella saga di Raimi. Qui ha delle battute, ma anche qui non è che fa battute tutto il tempo. Io sinceramente non voglio che Spider-Man non stia mai zitto. Spider-Man non è Deadpool. Lo fa in certi momenti di scherzare. Se ne passano quelli che dicono che dovrebbe scherzare sempre, secondo me. E quindi non lo so. Comunque mi piace Andrew Garfield. Non ho preferenze tra lui e Tobey Maguire. Mi piacciono tutti e due in modo diverso. Tobey Maguire ha preso un po' l'imbranato e ha preso il conflitto interiore. Andrew Garfield ha preso la rabbia che ha Spider-Man come personaggio per certi punti di vista e è effettivamente più bravo a essere sarcastico, divertente. Questo sì. Gwen Stacy. Gwen
Gwen Stacy è un miglior interesse sentimentale di Mary Jane nei film di Sam Raimi. Le attrici sono entrambe ottime, non è colpa di nessuna delle due. Gwen Stacy è più interessante, è più intelligente, aiuta di più Spider-Man, è un personaggio che mi piace di più. Non è il personaggio più approfondito del mondo, ma mi piace di più di Mary Jane, sì, di Mary Jane in questo film, non ci posso fare niente. Questa zia May e questo zio Ben sono ok. Non sono fantastici, sono ok, non mi fanno impazzire in questo film. La morte di zio Ben non è niente di speciale in questo film e, come dire, tutta la cosa di da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Non volevano farglielo ridire, quindi il discorso in cui glielo fa in questo film è un po' goffo. Vuole dirlo, ma non lo può dire, quindi dice è una questione di responsabilità. Ci girano parecchio intorno, è un po' buffo da questo punto di vista. Le scene d'azione qui sono ottime, mi piacciono perché sono più su scala ridotta, come sarebbero nella realtà. Quindi hai, capito, nella scuola, quei combattimenti, nelle fogne e tutto quanto. Sono combattimenti più credibili e mi piacciono di più. È più come andrebbero le cose, che non è che deve per forza essere realistico, figuratevi, ma mi piace, sono gestiti bene. Lizard, il dottor Connor. La sua motivazione è molto didascalica in questo film. L'attore fa del suo meglio. La scena in cui ha una mano di nuovo mi piace che guarda la sua mano e quasi piange. Sappiamo pochissimo di lui a parte questo. Il design di Lizard non mi piace. Ho capito perché l'hanno fatto con la faccia piatta, perché deve essere espressivo, però non mi piace tantissimo il suo design. E tutto il piano finale di trasformare la città in gas è la parte più noiosa del film. La prima metà è la parte migliore di questo film. Mi piace il fatto che hanno girato le cose. Qui è Gwen che ha. Qui è, scusate, è Gwen che crede in Spider-Man ed è il capitano Stacy che è diffidente. Nei fumetti era il contrario. Mi piace il capitano Stacy come è fatto qui. È un po' sfrettoloso il fatto che lui muore. Dice a Peter, ti prego, stai lontano da Gwen. Peter gli promette di sì, non parla a Gwen per dei mesi facendola sentire ancora peggio e poi alla fine decide di infrangere la sua promessa ed è dovrebbe essere un momento felice, ma è un pochino goffo. Anche delle cose che mi piacciono molto in questo film, quando vola Spider-Man e lo vediamo dal suo punto di vista, era ora di vederlo dal suo punto di vista, cavolo, è figo vedere Spider-Man che vola in giro. Nella saga di Raimi succedeva una volta. È figo vederlo dal suo punto di vista, mi piace. E l'azione è ben diretta. Il look del film esteticamente non mi piace quanto i film di Raimi, ma questo film mi piace. Io gli do 7 su 10. È un buon film, non è perfetto e non sono d'accordo con chi dice che è il film di Spider-Man come doveva essere. Secondo me tutti i film di Spider-Man si prendono molte libertà, personalmente. Mi piace, però non lo giudico un film. Perfetto, mi piace. Il che ci porta all'ultimo per oggi, The Amazing Spider-Man 2. A molta gente questo film fa schifo, ma proprio schifo profondamente che lo odiano e al di là dei pareri è un fatto che questo film ha distrutto i progetti della Sony di fare un universo di Spider-Man ed è il motivo per cui Spider-Man adesso la Marvel lo può usare di nuovo nei film. Detto questo, cosa penso io di questo film? Lo odio? Penso che faccia schifo? No. Allora, se usiamo come standard i migliori cinefumetti, roba come Il Cavaliere Oscuro, Sin City, Watchmen per quanto mi riguarda, o il secondo Spider-Man di Sam Raimi, questo film, o X-Men 2, questo film non è all'altezza di quei film. È un brutto film? Secondo me no, è un film che, come dire, è un film un po' impacciato, decisamente, e c'erano delle cose che non dovevano mettere. Non sono abbastanza da farmelo odiare, personalmente. Allora, cominciamo dalle cose che reputo brutte di questo film. Allora, Electro. Electro, Jamie Foxx non mi dispiace la sua performance, e è molto stereotipato come secchione all'inizio. Ma mi sta anche bene che sia ossessionato con Spider-Man. Il suo design non mi fa impazzire, ma la cosa che è veramente, veramente forzata è come si arrabbia contro Spider-Man. Potevano farlo meglio, ma Spider-Man sta cercando di aiutarlo in quella scena. E
E lui si arrabbia perché, un po' perché Spider-Man non si ricorda il suo nome all'inizio, e un po' perché pensa che Spider-Man gli abbia teso una trappola, ma è fatto molto goffo, molto didascalico, e hanno perso l'occasione invece di fare una cosa tragica. E quello mi dispiace, ed è un difetto del film. Electro non è un cattivo interessante, mi dispiace, secondo me non lo è. La sua origine nei fumetti, quella originale, è ridicola, e anche quella in questo film è abbastanza ridicola, cioè. Prende la scossa e cade in una cosa piena di anguille elettriche, è troppo. Non mi fa impazzire Electro come cattivo. La performance non mi dispiace, ma ha una brutta colonna sonora questo film. I film di The Amazing Spider-Man hanno colonne sonore molto insignificanti se paragonate ai film di Sam Raimi, e qui ci hanno messo anche la dubstep senza motivo. Ci sono dei momenti in questo film in cui c'è musica pop a palla che non c'entra niente con la scena. È tipo Scrubs fatto male. Sapete, Scrubs spesso ha la musica pop, no? Ma lì va bene. Qui a volte non c'entra niente. Cioè, tu hai Peter che sta avendo essenzialmente una crisi esistenziale e la musica non c'entra niente. E quello è un problema del film. E poi altri problemi del film, troppi cattivi anche qui. Rhino è estremamente sprecato come cattivo in questo film. E il ritmo del film è così così. Detto questo, questo film ha anche cose che mi piacciono, varie in realtà. Mi piace ancora il rapporto con Gwen, ok, c'è quel tira e molla che è un po' irritante, però io credo che sono innamorati, non l'avevo mai creduto di Peter e Mary Jane, qui lo credo. Gli attori stavano insieme, questo aiuta ovviamente, ma io ci credo che stanno insieme, che si amano, che si vogliono bene, sono carini insieme, aiuta molto il film, secondo me, questo. Mi piace personalmente. Allora, il modo in cui si rincontrano non mi fa impazzire, ma Harry e Peter è una co non mi dispiacciono le loro scene insieme. È stupido che Harry voglia iniettarsi subito il sangue e che non faccia degli esperimenti. Hai un'intera industria di sostanze chimiche, non puoi fare degli esperimenti su dei topi prima di provarla su di te, insomma, quello è un po' così. Tutta la cosa la storia dei genitori di Peter Parker non è particolarmente interessante, e lo so, sto dicendo un sacco di difetti, ma questo film ha dei punti forti per quanto mi riguarda. Allora, un punto forte è Peter che aiuta il ragazzino che è vittima di bullismo, quella è una scena molto alla Spider-Man, mi è piaciuta moltissimo. Mi piace il ritorno di Spider-Man alla fine, che torna. A me il ritorno trionfale dell'eroe piace sempre, mi piace quella scena. Sì, il fatto che poi non vediamo lo scontro con Rhino è irritante, ma non è irritante in sé. È irritante perché l'hanno messo nei trailer, dandoti da pensare che poi l'avresti visto. Se non fosse stato nei trailer, darebbe meno fastidio, perché ci può stare che un film finisce così. Quindi quello non mi dà fastidio. So che qualcuno ha criticato come si vedono i bracci di Dr. Octopus, di come volevano introdurre i Sinister Six, eccetera. Insomma, a me non dispiace vedere quelle cose perché erano promettenti e non mi pare che siano forzate più di tanti altri cinefumetti, personalmente. Voi lo sapete, a me non piacciono gli universi condivisi, punto. Quindi io vorrei che i film fossero storie più contenute. Quindi non è più un problema qui che in altri film. Personalmente mi piace molto la trasformazione di Harry quando si mette la tuta. La sua motivazione per odiare Spider-Man è così così, nel senso che dice non mi hai aiutato, ma poi ha avuto la dimostrazione che essere aiutato gli avrebbe fatto male. Quindi sei un pochino stupido, Harry, ho capito che sei un po' impazzito, eccetera. L'hanno gestita un po' male. Mi piace tutto però lo scontro finale sul campanile alla fine. Mi piace la morte di Gwen Stacy. Molta gente ha criticato la scena in cui la ragnatela prende Gwen e sembra quasi una mano, ma non riesce a salvarla. A me non dispiace, è un po' melodrammatico? Sì, i fumetti sanno essere molto melodrammatici, ragazzi. La morte di Gwen Stacy è melodrammatica nei fumetti. A me va bene, non mi dà fastidio personalmente. La recitazione continua a piacermi per la maggior parte in questi film, anche se mi manca J.K. Simmons come J. Jonah Jameson. E ecco, parlandone mi sono reso conto che quando avevo inizialmente visto questo film gli avevo dato un voto un po'
po' più positivo, gli avevo dato 7 su 10. Il voto che mi sento di dare oggi a questo film è 6,5 su 10. È il più debole di questi due. Secondo me è meglio di Spider-Man 3. Spider-Man 3 è probabilmente un film più competente, ma è un film più pigro dal mio punto di vista. Questo film ha più cose che mi piacciono in totale, perché la scena del campanile, la morte di Gwen Stacy, il rapporto tra loro due e la trasformazione di Green Goblin sono tutti momenti che mi piacciono. E sono 5 momenti che mi piacciono, 4, contro essenzialmente un momento che mi piace, due momenti che mi piacciono di Spider-Man 3, ovvero la nascita di Sandman e Harry che dà la mano a Peter. Questo film non è niente di che, ragazzi, però non lo reputo uno schifo come tanta gente. Hanno fatto un sacco di errori, sì, ma per gli standard dei cinefumetti che sanno spesso essere abbastanza pacchiani, io alla maggior parte dei cinefumetti do 7, ragazzi, secondo me la maggior parte dei cinefumetti non sono capolavori. Questo era ok, non lo odio come tanta gente, mi sembra un po' esagerata la cosa. Vediamo che cosa faranno con Spider-Man Homecoming. A me il trailer è piaciuto e sono fiducioso. Quindi ecco, questa era la mia recensione della saga dei film di Spider-Man. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se siete d'accordo, quale vi piace di più e tutto quanto. Solitamente molti concordano con me che Spider-Man 2 è il migliore comunque. E ecco, e ditemi voi cosa vorreste vedere di più adesso con Spider-Man, con Tom Holland. Io personalmente, adesso che abbiamo introdotto di nuovo Spider-Man e possiamo fare le cose in un certo modo, eccetera, voglio rivedere Venom fatto bene, sinceramente. Ok, ragazzi, a presto e statemi bene.